Questo può sembrare un esercizio simile a quelli già visti. Ma risalta un particolare: non abbiamo un singolo generatore di tensione. Dobbiamo qui utilizzare i principi di Kirchhoff. La trattazione teorica completa è in un altro mio video. Ecco un richiamo veloce. Primo principio: la somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti. Secondo principio: la somma algebrica delle forze elettromotrici agenti lungo i lati di una maglia è uguale alla somma algebrica delle cadute di tensione che si manifestano lungo i lati della stessa maglia. Ricordiamo che i nodi sono punti di incontro di tre o più conduttori. I rami sono parti del circuito tra due nodi. Le maglie sono percorsi chiusi che partono da un nodo. Torniamo al nostro circuito. Conosciamo i valori dei componenti. Forza elettromotrice 1, 30 V. Forza elettromotrice 2, 10 V. Resistenza 1, 60 Ω. Resistenza 2, 140 Ω. Resistenza 3, 30 Ω. Vogliamo conoscere le correnti che interessano i diversi componenti. Iniziamo contando i nodi e i rami. Nel circuito sono presenti due nodi e sono presenti tre rami. Il primo, il secondo, il terzo. Come secondo passo, ricaviamo il numero di equazioni da impostare. Si scrivono, grazie al primo principio, n-1 equazioni ai nodi. Con il secondo principio si scrivono R-N+1 equazioni alle maglie. Quindi avremo una equazione ai nodi e due equazioni alle maglie. Come terzo passo, scegliamo arbitrariamente i probabili versi delle correnti e i versi di percorrenza delle maglie. Al termine dello svolgimento, capiremo se i versi scelti per le correnti sono esatti. Scriviamo le equazioni. Abbiamo i due nodi, A e B. Dovendo scrivere una sola equazione ai nodi, consideriamo, ad esempio, solo il nodo A. Il primo principio ci dice che la somma delle correnti entranti nel nodo A, e vediamo che c'è solo I1, è uguale alla somma delle correnti uscenti, cioè I2, più I3. Passiamo alle maglie. Consideriamo quella a sinistra, ora visualizzata, e quella a destra. Esiste anche una terza maglia, ma in questo svolgimento ne bastano due. Inoltre non ci viene richiesto il numero delle maglie presenti nel circuito. Impostiamo, utilizzando il secondo principio, la prima delle due equazioni alle maglie. La somma algebrica delle forze elettromotrici agenti lungo i lati di una maglia è uguale alla somma algebrica delle cadute di tensione che si manifestano lungo i lati della stessa maglia. Notiamo che i segni sono tutti positivi, in quanto sia le polarità degli alimentatori, sia i versi delle correnti, sono concordi con il verso di percorrenza della maglia. Passiamo alla maglia posizionata a destra. Impostiamo anche in questo caso l'equazione. All'interno della maglia, abbiamo questa volta un solo generatore, mentre sono, come nel primo caso, due, le cadute di tensione. La polarità del generatore 2 e il verso della corrente 2 sono discordi col verso di percorrenza della maglia. Infatti notiamo i segni negativi. La corrente 3 è invece concorde col verso di percorrenza della maglia e la caduta di tensione sul resistore 3 ha segno positivo. Abbiamo così ottenuto un sistema con tre equazioni. Da questo momento in poi, si procede solo per via matematica. Il sistema, con tre equazioni, presenta tre incognite, le tre correnti I1, I2, e I3, cioè i valori che vogliamo conoscere. Sostituiamo l'espressione della corrente I1 della prima equazione, nella seconda equazione. Ricaviamo l'espressione di I2, dall'ultima equazione.
si sostituisce questa espressione di il 2 nella seconda equazione. La seconda equazione si trasforma in quella che ora visualizziamo. Facciamo sparire R2 dai denominatori. E finalmente possiamo sostituire i valori numerici conosciuti. Ancora tre semplici passaggi, e arriviamo al valore della corrente I3. 0,25 A. Ritorniamo alla terza equazione. Conosciamo tutti i valori per ricavare I2. 0,125 A. Infine dalla prima equazione, ricaviamo il valore della corrente I1. 0,375 A. Analizziamo i risultati. Tutti i valori hanno segno positivo, quindi, tutti i versi scelti arbitrariamente per le correnti risultano esatti. Ovviamente, in presenza di valori negativi, è sufficiente invertire il verso della corrente in oggetto.